questo, vi dico però gli ultimi due incontri, perché se avete voglia di venire, ovviamente siete invitati, anche se non sono qui. Il primo lo faremo, avrebbe dovuto essere il prossimo il 22 novembre, perché noi lo facciamo sempre al mercoledì ogni due settimane. Però questo incontro di 22 che vedete su tutte le rocadine, vi ho dovuto rimandarlo perché il relatore Claudio ha avuto un impegno negli Stati Uniti. Quindi questo diventa l'ultimo incontro, che sarà il 20 dicembre, sempre mercoledì, alle 18. E sarà niente meno che sull'astronautica del secolo futuro. E non è una battuta, nel senso che lui ci parlerà proprio di alcuni progetti, insieme spaziali, almeno uno è proprio suo, ma ce ne sono anche altri a cui ha contribuito, comunque che ha studiato. Però sono missioni che stanno studiando realmente, ma che richiedono una tecnologia che non abbiamo ancora, e per cui ci vorranno almeno decenni, forse anche secoli, per cui sono veramente cose al confine tra scienza e fantascienza, ma sono comunque scientifiche. Questo sarà mercoledì 20 dicembre alle 18 nell'Aula Magna di Università alla Rete, che è proprio vicino alla stazione, quindi è facile andare. Invece l'8 dicembre, mercoledì 6 dicembre alle 14.30, sempre all'Università di Varese, questa volta nella Romagna, nel Collegio Cattaneo, che è un po' più in periferia, facciamo l'incontro sul cinema di fantascienza, cioè i viaggi spaziali nel cinema di fantascienza, fatto da Mauro Gervasini, che è un critico cinematografico molto quotato, che insegna anche da noi, tra l'altro, e che però è anche un appassionato di fantascienza, quindi questo sarà un incontro che è bello da vedere, ci farà sicuramente vedere anche delle scene spettacolari, anche se poi non si limiterà ovviamente a questo. Ci siamo? No, non ci siamo. Non funziona. Attacco le, Comunque, questa è ancora una cosa che l'ho già accennata, ma è importante da dire, cioè che appunto questo tipo delle conferenze è associato a questo al corso che io tengo e ne fa in un certo senso parte, anche se è una cosa che si aggiunge, e quindi in qualche modo questo è anche un po' un modo di farvi far conoscere quello che facciamo, come lo facciamo anche all'esterno, per questo è anche importante per noi andare nelle scuole, e abbiamo iniziato a farlo l'anno scorso, siamo molto contenti quest'anno di poter essere qua, speriamo che questo vi possa interessare, naturalmente se qualcuno di voi avrà voglia di venire a studiare da noi ne saremo contenti, non faccio troppa propaganda perché abbiamo già avuto un di iscrizioni che ci fa perfino paura, però sicuramente è anche un segno che tutto sommato stiamo lavorando bene. E sicuramente io mi trovo molto bene, è un ambiente molto interessante. E spero che ci siamo. No, non ci siamo. Cosa stare controllando perché non trovo bene che sia immediatamente la parola a Roberto Dalla Ceca, che poi se vuole aggiungere qualcosa alla sua presentazione lo fa da solo, anche la parola. Adesso lo faccio con la parola. Bene, devo parlare sul microfono, sentite, io sono Roberto Dalla Ceca, lavoro all'Osservatorio Astronomico di Brera e sono il coordinatore nazionale
delle attività spaziali della direzione scientifica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ho dovuto trasferire la presentazione dal mio PC al vostro computer perché non si vedeva, quindi spero che vada tutto bene. Allora, di cosa parliamo oggi? Volevo insomma parlare di quali sono i principali canali di informazione astronomica, perché si fa astrofisica allo spazio, quali sono stati i precursori dell'astrofisica allo spazio, poi il ruolo avuto dall'Italia, perché l'Italia ha avuto un bellissimo ruolo nel, diciamo, nell'astrofisica fatta allo spazio e anche quella fatta alla Terra ovviamente nei secoli passati, e poi insomma vi illustrerò le missioni astrofisiche allo spazio in cui l'Italia è coinvolta e in particolare in cui è coinvolta l'INAF, che è il nostro istituto nazionale di astrofisica. Allora, passiamo al primo punto, il canale dell'informazione astronomica. Il principale canale dell'informazione astronomica è ovviamente la radiazione elettromagnetica, cioè la radiazione delle luci del campo elettromagnetico. La luce è una forma di radiazione elettromagnetica, voi siete tutti lo scientifico, quindi queste cose qui le avete studiate, ma le sapete anche meglio di me, quindi non sto qui a dilungarvi. Noi vediamo una piccolissima, con il nostro occhio, vediamo una piccolissima frazione dell'intero intervallo della radiazione elettromagnetica che va dalle onde radio fino all'infrarosso, visibile, UV, raggi gamma e così via. E queste forme di radiazione trasferiscono energia da una regione dello spazio all'altra. Il secondo canale di informazione astronomica sono i raggi cosmici. In questo caso sono particelle con massa e se cariche sono sensibili ai campi magnetici. Perché sono più difficili da gestire i raggi cosmici? Proprio per questo punto qui, che se sono carichi sono sensibili ai raggi magnetici, il grosso dei raggi cosmici sono protoni, quindi non conservano l'informazione da dove arrivano, perché vengono depressi ai raggi cosmici. Quindi noi misuriamo i raggi cosmici sulla Terra, ma non sappiamo qual è la loro origine, perché è difficile, diciamo, stabilire la sorgente che li ha originati. Il terzo canale di informazione astronomica sono i neutrini e gli antineutrini. Questi hanno carica nulla, sono di sei tipi diversi, sono associati a particelle e antiparticelle di elettroni, mesoni, mesoni mu, mesoni tau, però queste particelle interagiscono pochissimo con la materia, quindi anche qui è difficile in questo caso rivelarle. E per finire ci sono le onde gravitazionali, che erano state postulate dalla teoria della relatività di Einstein e che sono state rivelate recentemente. Quindi questi sono i quattro canali principali di informazione astronomica. Passiamo al secondo punto. Io vado veloce, ditemi se mi devo fermare, se c'è qualcosa di poco chiaro, se riesco, ve lo spiego. Io non sono un insegnante, quindi la mia capacità di spiegare le cose non è sono quelle dei vostri insegnanti, però ci provo. Perché si fa astrofisica allo spazio? Quali sono le motivazioni principali e quali sono i vantaggi principali? Già negli anni 20, uno dei più pionieri dello spazio, il tedesco Overt, discusse dei vantaggi che poteva avere il porre un telescopio al di fuori della Terra. E essenzialmente i vantaggi sono, per prima cosa, le eliminazioni e le perturbazioni atmosferiche. Noi abbiamo un'atmosfera che ci protegge dai raggi cosmici, dalle altre particelle cariche, e quindi ha fatto sì che la vita si sviluppasse sulla Terra. Ma per quanto riguarda diciamo, lo studio del cosmo, l'atmosfera è uno stato. E in particolare c'è il problema dell'assorbimento atmosferico, cioè nell'intervallo di lunghezze, diciamo, di lunghezze d'onda della radiazione elettromagnetica, noi siamo a Terra, arrivano solo la parte visibile, qui è visibile il nostro occhio, e le onde radio. Tutto il resto viene in qualche modo assorbito dall'atmosfera terrestre. Quindi, se noi vogliamo fare delle osservazioni dei raggi X, dobbiamo usare o dei razzi o dei satelliti, perché altrimenti non vedremo niente, abbiamo l'assorbimento dell'atmosfera. E così via. L'altro motivo per cui è... Ma perché è importante osservare un oggetto a tutte le lunghezze d'onda? Perché ogni lunghezza d'onda ci porta delle informazioni.
E se noi vogliamo avere un quadro coerente della, diciamo, della fisica che sta che praticamente che descrive l'oggetto e come, diciamo, l'oggetto evolve nel tempo, dobbiamo avere le informazioni a più lunghezza d'onda. Qui vi faccio un esempio di una galassia M81 osservata a diverse lunghezze d'onda. Potete vedere come sono diverse le immagini. Cioè, se le osservate nelle onde radio, andate essenzialmente a mappare la zona in cui ci sono delle stelle morte, delle supernove. Okay? Se le osservate invece nelle regioni H-alfa, trovate le zone in cui c'è una maggiore evidenza di formazione stellare recente. Se andate nei raggi X, trovate evidenza di stelle morte che sono evolute. Quindi ognuna di queste informazioni, ognuna di queste immagini porta a noi delle informazioni che ci permettono poi di ricostruire un quadro coerente dell'oggetto sotto indagine. L'altra deformazione atmosferica che insomma presente è la deformazione dell'immagine dovuta al SIG, cioè anche nell'ottico il raggio che viene, il fotone che arriva dal nostro oggetto cosmico in qualche modo viene deformato dall'atmosfera e noi vediamo come vediamo un'immagine che è meno nitida di quella che noi potremmo vedere al di fuori dell'atmosfera terrestre. Qui per esempio c'è un'immagine, un oggetto astronomico osservato con un telescopio della classe di 8 metri, quindi un bel telescopio a terra, e la stessa immagine osservata con lo Space Telescope. Potete vedere che in questo caso io riesco a rivelare delle informazioni molto maggiori che non in questo caso. Okay? Un altro motivo per cui è importante fare osservazioni allo spazio è nel campo della biologia. Nel campo della biologia possiamo fare delle misurazioni in situ, nel senso possiamo andare sul nostro pianeta preferito, possiamo fare delle misurazioni lì, di temperatura, densità, pressione, campo magnetico, cose che non potremmo fare a terra. E per finire, mettere un'osservazione nello spazio ci permette di fare delle osservazioni lunghe, no? Che non sono legate al ciclo notte-giorno della Terra, quindi possiamo osservare lo stesso oggetto per molto tempo. E capite bene che se uno vuole studiare la variabilità degli oggetti astronomici, questo è molto importante, altrimenti saremmo interrotti continuamente dal ciclo notte-giorno. Quindi queste tre sono le motivazioni principali per cui è importante fare astrofisica allo spazio. Passiamo all'altro punto, quali sono stati i precursori dell'astrofisica allo spazio? Già l'astrofisica spaziale è un byproduct della Seconda Guerra Mondiale, perché nasce grazie al fatto che gli americani erano portati indietro circa 300 treni di missili V2 che erano stati costruiti dai tedeschi. E con questi missili hanno cominciato a mandarli su delle strumentazioni per poter fare poi delle osservazioni in campo astronomico. Infatti il gruppo di Herbert Sprintman nel 1946-47 comincia i primi esperimenti con l'emissione X e UV emessa dal Sole, e nel 1946 fa la prima osservazione dello spettro UV del Sole, e nel 1949 la prima osservazione del Sole in raggi X. E diciamo, questa data qui, 46-47, può essere considerata come la data in cui veramente nasce l'astrofisica spaziale. Poi, nel 57, a sorpresa, perché nessuno si aspettava, i russi riescono a mandare su lo Sputnik. Qui vediamo l'illustrazione della domenica del Corriere, che descrive l'evento. Adesso andiamo a lanciare lo Sputnik e a mettere il primo satellite artificiale intorno alla Terra. Questo fu uno shock, perché gli americani non se l'aspettavano. La maggior parte delle persone pensa che questo loro siano rimasti sorpresi dal punto di vista scientifico, no? Del fatto che i russi abbiano mandato su un satellite. Quindi in realtà questo satellite non aveva nessuno strumento scientifico a bordo, rimasi in orbita 92 giorni, non è che aveva niente di particolare. L'unica cosa particolare è che il vettore R7 con cui l'avevano lanciato si confermava di portata intercontinentale, quindi l'America aveva perso la loro invulnerabilità, nel senso che lo stesso vettore poteva
essere utilizzato per bombardare l'America dalla Russia. E quindi questo qui innescò una corsa allo spazio, no? Quindi innescò una corsa allo spazio che poi terminò con l'atterraggio di Apollo 11 sulla Luna e così via. Nel 59, quindi 57 Putin, nel 59 Bruno Rossi, due italiani, Bruno Rossi e Riccardo Giacconi, che erano negli Stati Uniti, cominciarono un programma di esperimenti sul razzo per osservare i raggi X emessi al Sole, per cercare non tanto i raggi X emessi al Sole che avevano già osservati l'altro gruppo, il gruppo concorrente di prima, ma per cercare le emissioni da altre sorgenti X, non solo il Sole. E questi due, Bruno Rossi e Giacconi, cominciarono una serie di esperimenti che li portò a lanciare il 18 giugno 1962, dopo un paio di tentativi falliti, lanciarono con successo un razzo ROV con a bordo tre contatori proporzionali. Questa è la strumentazione che era a bordo del razzo. Il razzo raggiunse una quota di circa 225 km e osservò il cielo in banda X per la prima volta per circa 6 minuti con due dei tre strumenti. Qui sono l'illustrazione dei razzi ROV con il lancio. E che cosa osservò questa strumentazione? Osservò un aumento di conteggi. L'esperimento era stato mandato su per rivelare i raggi X emessi dalla Luna. La Luna viene illuminata dal Sole e avvengono delle reazioni sulla superficie lunare, e queste reazioni dovrebbero produrre i raggi X. Siccome in quel periodo c'era molto, l'America era molto sensibile a tutto ciò che riguardava la Luna, perché poi nel 69 riuscirono a mandare su il loro primo astronauta, loro si riuscirono a farsi finanziare per osservare i raggi X prodotti dalla Luna, riflessi dalla Luna. E quello che invece trovarono fu i raggi X riflessi dalla Luna non vennero dettati. Quello che trovarono invece fu un aumento di conteggi in una particolare zona di cielo. Okay? Questo è quello che uno si aspetta quando con un contatore proporzionale tipo quello che avevano loro, a bordo del serrazzo, passa davanti a una sorgente. I conteggi vengono misurati, aumentano, poi c'è un decadimento. E quindi trovarono la prima evidenza, scoprirono la prima sorgente extrasolare. Fino allora solo il Sole aveva una luminosità X misurata. Oltre a questo scoprirono anche che c'era una radiazione diffusa che non scendeva mai a zero, e questo era sintomo che questo problema rimase un problema per circa 30 anni, perché non si sapeva se questa radiazione diffusa fosse dovuta a un gas caldo locale, no? Che permeava il nostro sistema solare o che permeava l'universo locale, o all'insieme di tante sorgenti discrete, no? Che erano poste oltre la rivelabilità della nostra strumentazione. Se uno non ha abbastanza risoluzione viene tutto sfocato, che è una cosa di questo genere. E di fatto questo qui, i dati ottenuti da questa osservazione, da questa singola osservazione, segnano di fatto la nascita dell'astronomia X, che era un nuovo campo di indagine del campo astronomico. Con problemi? Domande? In parallelo allo studio dell'universo, tra virgolette, lontano, ovviamente negli anni che vanno dal 57 in poi c'è stato anche uno studio dei pianeti del nostro sistema solare, con tutta una serie di missioni che sono andate essenzialmente a investigare la Luna, Marte e Venere. Qui potete vedere con YES se la missione ha avuto successo, e con un F rossa se invece la missione è stata
diciamo, è stato un fallimento. Potete vedere che ci sono tanti successi ma anche tanti fallimenti. Però questo era, si apriva un nuovo campo di indagine, quindi è normale che le cose non vadano sempre bene come uno poteva aspettarsi. E in Italia cosa succede? Qui abbiamo parlato di quello che succedeva negli Stati Uniti. In Italia, tra il 57 e il 1963, nascono tutta una serie di comitati che si dovrebbero occupare dello sviluppo dell'astrofisica spaziale in Italia, essenzialmente per merito di due persone: Edoardo Amaldi, che era uno dei ragazzi di via Parisperma e ha lavorato con Fermi, è stato un grandissimo fisico italiano che praticamente è stato uno dei coautori della creazione dell'ESA, dell'INFN, del CERN, così via. E l'altro personaggio importante è Luigi Broglio, che è giustamente riconosciuto come il padre dello spazio italiano. Uno dei suoi punti di forza maggiore era l'ottimo rapporto che aveva sia con l'Università di Roma che con il CNR, con l'Aeronautica e con la NASA. Queste sono le due persone diciamo fondamentali per lo sviluppo della fisica spaziale in Italia. Poi nel 1961 viene approvato il progetto San Marco da parte del governo Fanfani. Voi siete molto giovani, quindi a voi non vi dice niente Fanfani, molti delle persone più attempate sanno chi è stato Fanfani. Con supporto notevole da parte di Giorgio Lapira parte il progetto San Marco, che prevedeva una serie di satelliti italiani per attività tecnico-scientifiche e la messa in opera di una piattaforma di lancio oceanica equatoriale, la prima in assoluto mondiale. Qui vedete appunto Fanfani e Lapira è stato anche sindaco di Firenze, e avevano una visione che quando ero più giovane mi contestavo un po', ma averci dei politici così al giorno d'oggi, avevo una visione diversa da quella che purtroppo vedo in giro al momento. E nel 1964 l'Italia viene lanciato il primo satellite italiano, San Marco, dal poligono USA di Wallops Island, con un razzo scout americano, sì, ma viene lanciato da personale interamente italiano. Questa è la cartolina che commemorativa dell'evento, e come diceva prima Paolo, dopo l'URSS e l'Unione Sovietica, dopo l'URSS e gli Stati Uniti, l'Italia diventa la terza nazione al mondo a mettere in orbita un proprio satellite con personale italiano. Questo fece anche di mettere una nota di gossip. Fece dimettere il ministro della ricerca francese, perché Fanfani in quei giorni era in visita in Francia e De Gaulle gli stava ricantando le qualità dell'industria spaziale francese, e Fanfani dice: ah sì, bello, è meglio che anche voi invitiate noi in ordine da un livello, noi l'abbiamo appena lanciato, e quindi questo qui invece arrabbiava moltissimo De Gaulle, e il giorno dopo venne sfigurato il ministro della ricerca. Cosa portava a bordo questo satellite? Portava a bordo una bilancia inerziale o bilancia Broglio, che serviva per misurare la densità dell'atmosfera ad altissime quote, tra i 200 e i 350 km. E questo era ovviamente di grande interesse perché in quel periodo c'era la corsa allo spazio, quindi era importante avere questo tipo di informazioni. So, vediamo se funziona il video. Com'è che posso? Ah, funziona. Qui stanno mettendo, questo però stanno mettendo in. Stanno costruendo i vari stadi del razzo. Questo sta sempre registrando. Questo è Luigi Broglio.
e questa è la bilancia proprio. Era una bilancia che praticamente viaggiava a una certa velocità al di fuori della Terra e attraverso la resistenza e la sua velocità riusciva a risalire alla densità dell'atmosfera, a quella qui viene messo insieme il razzo. Viene chiuso. Questo evento fece anche mettere due, non ho mai capito perché non l'abbiamo fatto anche noi in Italia, ma solite cose italiane, due francobolli a Panama e all'Ecuador. Noi ci abbiamo messo 50 anni, abbiamo fatto 50 anni dopo, ma vabbè, questo è classico. Ci siamo arrivati, sì. Nel 67 invece viene inaugurato la piattaforma di lancio San Marco, che avevo detto prima, che era un altro dei punti del progetto San Marco, no? Satelliti di più la messa in opera di una piattaforma di lancio. Qui vedete le due piattaforme oceaniche, la San Marco veniva usata come base di lancio, e la Santa Rita invece, che è una base di controllo logistica. La San Marco ci venne praticamente venduta dagli Stati Uniti a un prezzo simbolico di $1, invece la Santa Rita, che è stata venduta a lei, a un prezzo di 300 milioni di lire, quindi anche qui per differenza. Al momento le due piattaforme non funzionano più, ma cioè, è operativa la base di appoggio per terra, che questa era posizionata al largo delle coste del Kenya. Questa è una visione insieme delle due piattaforme. E nel ecco, questo è un'illustrazione, Domenica del Corriere del 19 gennaio 1964, che appunto descrive il difficile viaggio della piattaforma Santa Rita, che era stata trasportata dal porto di Taranto fino alle coste del Kenya. E penso che per le condizioni non proprio buonissime del mare rischiarono anche di perderla. Nel 67 viene lanciato il secondo satellite San Marco, era il primo satellite lanciato da una piattaforma oceanica, era il primo messo in orbita equatoriale con lancio diretto. Questo rimase in orbita circa 191 giorni. Qui adesso un video del lancio. Oggi non faccio più impressioni queste cose, ma nel 67 uno dei punti di eccellenza del poligono San Marco è che fu utilizzato per il lancio di un satellite americano, il primo satellite americano lanciato da non americani, quindi insomma ci avevano dato una bella responsabilità e l'abbiamo portata a termine con un pieno successo. E questo satellite, cosa ha fatto? Qui vediamo Riccardo Giocconi e Luigi Broglio poco prima del lancio di Uru, come venne chiamato il satellite in Uru significa libertà in Swahili, che è la lingua del Kenya, perché venne lanciato nel giorno dell'indipendenza del Kenya.
cosa fece Uhuru? Fece la prima il primo censimento del Cerimix. Cioè, di solito come succede, come funzionano le cose? Cioè, uno trova un nuovo campo di indagine, trova dei sorgenti, poi la prima cosa che vuol fare non è quello di fare un censimento, giusto per capire che tipo di sorgenti, con che tipo di sorgenti uno ha a che fare in quell'intervallo di lunghezza d'onda. Perché poi è solo. Qui per esempio vi faccio vedere un confronto tra un'immagine ottica della stessa zona di cielo e un'immagine in raggi X. Potete vedere che ci sono delle sorgenti che sono in tutte e due le immagini, ma al contempo ci sono le sorgenti che magari sono molto brillanti in ottico, ma che non hanno il corrispettivo in X o il corrispettivo molto debole. E al contempo ci sono sorgenti molto brillanti in X, ma che al contempo non sono neanche visibili in ottico. Quindi è importantissimo fare, no? Quando uno apre un nuovo campo di indagine, una delle prime cose che uno vuol fare è quello di fare un censimento anche a flussi molto alti del tipo di soggetti che mettono poi in quell'intervallo di lunghezza d'onda. Questo è quello che fece Uhuru, e la cosa che voglio farvi notare è che tutte le maggiori classi di soggetti mettenti in X erano già presenti, quelle che studiamo ora erano già presenti nel catalogo di Uhuru del 1970. Quello che noi abbiamo fatto nel 1970 fino ad ora è che l'abbiamo studiato in dettaglio, ma il tipo di sorgenti erano, diciamo, quelli già scoperti da Uhuru. Molto velocemente, diciamo, corone stellari, resti di supernove, queste sono immagini prese da Chandra, che è un osservatore cartesiano. Sistemi binari in cui, diciamo, nel sistema binario ci può essere una stella di neutroni o un buco nero, pulsar, galassie normali, nuclei galattici attivi, ammassi di galassie. Tutte queste classi di sorgenti, che quelli che compongono il cielo X, erano già state in qualche modo trovate dalla missione 1. Noi le abbiamo studiate in dettaglio nei successivi 40 anni. Ritornando al poligono San Marco, in totale tra il 1967 e il 1988 sono stati lanciati 9 satelliti e una ventina di lanci suborbitali, e abbiamo un record perché nessun lancio è mai fallito. Quindi questa cosa qui credo che sia quasi unica. Poi nel 75 viene fondata l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e la cui nascita l'Italia ha dato un fortissimo contributo tramite Amaldi e tramite altri scienziati italiani. L'ESA nasce dalla fusione di due agenzie che erano state fondate nel 62, che sono l'ENDO, che si sarebbe dovuto occupare dello sviluppo dei lanciatori, e l'ESTRO, che invece si sarebbe dovuto occupare dello sviluppo dei satelliti. Questa cosa qui non funzionava, e quindi nel 75 decisero di fondere le due agenzie, e l'ESA è fondata, diciamo, formata da 17 stati membri più il Canada. Uno dei primi, il primo satellite astronomico lanciato dall'ESA è Cosby, a cui un professore dell'Università di Milano, Chialini, ha dato un fortissimo contributo, tanto che poter essere considerato il padre di Cosby. Cosa faceva Cosby? Era dedicato allo studio delle vettori ad alte energie e dei raggi gamma, e forniva una delle prime mappe del cielo gamma ed un primo catalogo delle sorgenti gamma dell'universo, identificandone circa 25. Quindi anche questo ha un grande successo italiano, perché diciamo, Occhialina ha dato un grandissimo contributo a questa missione. Veniamo in Italia, che cosa succede in Italia? Alla fine del 79 viene approvato il primo piano spaziale nazionale gestito dal CNR. Vi ricordate, noi eravamo partiti dal 57, siamo arrivati al 79, ci abbiamo messo 22 anni per poter formulare qualcosa. E vengono approvati tutta una serie di lanciatori, IRIS, per esempio, era un lanciatore che serviva per lanciare satelliti partendo dalla stiva dello Space Shuttle e così via.
e poi dopo parliamo dopo di WebSAS, e poi finalmente nel 88 nasce l'Agenzia Spaziale Italiana, che raccoglie l'eredità del Piano Spaziale Nazionale. L'Agenzia Spaziale Italiana è articolata anche al momento secondo quattro unità, che sono esplorazione e osservazione dell'universo, osservazione della Terra, stazioni spaziali e lanciatori. Alla nascita vorrei, è d'obbligo secondo me menzionare tre persone che sono state fondamentali per la nascita dell'ACI. Gianpietro Puppi, che era un grande scienziato che ha lavorato moltissimo sia a Bologna che a Padova, era anche lui un allievo di Bruno Rossi che abbiamo citato all'inizio, Antonio Ruberti, e soprattutto mi piace menzionare Luigi Granelli, che era un bergamasco, ex operaio di Terzine, quindi non aveva studiato, però aveva una visione politica molto sviluppata, e aveva capito che gli interessi principali in cui doveva puntare l'Italia nel settore della ricerca erano lo spazio, le vie tecnologie e l'informatica, e questo nel 1986, quindi aveva veramente una visione che, insomma, insisto, molti politici attuali non hanno. Allora, i due grandi filoni di ricerca dell'ACI sono osservazione dell'universo e esplorazione del sistema solare. Non sono buoni tempi. Allora, osservazione dell'universo e esplorazione del sistema solare. Adesso vi cito un paio di missioni fondamentali in cui l'Italia ha dato un grosso contributo sia nell'esplorazione dell'universo che nell'esplorazione del sistema solare. Andiamo all'esplorazione dell'universo. Vorrei citare due missioni che sono WebSAS, che è una missione italiana in collaborazione con l'Olanda, e ACI, che è una missione che praticamente è stata operativa dal 1996 al 2002, e AGILE, che è un'altra missione completamente italiana, questa è stata lanciata nel 2007 e ancora in operazione. WebSAS è un satellite per astronomia X, che era stato pensato nei primi anni 80 per essere un osservatorio in grado di coprire una vasta banda che va dal 0.1 keV fino al 300 keV, e confermava il ruolo di uno piano nell'astronomia X dell'Italia. WebSAS è stato lanciato il 30 aprile 1996 dagli Stati Uniti, il professore Adams Centauro, ed è stato dedicato a, è stato poi chiamato WebSAS in onore del fisico italiano Giuseppe Occhialini, alla cui opera questa impresa deve moltissimo. Allora, WebSAS è stato fondamentale per la risoluzione di uno dei problemi dell'astrofisica negli ultimi 30 anni, che erano appunto i lanci di gamma, i cappelli che vengono chiamati gamma. Questi qui sono stati scoperti. Cosa sono? Sono dei lampi che avvengono alle energie gamma intensissimi, che durano pochissimi secondi. Furono scoperti negli anni 60 dai satelliti militari Vela, che cercavano le esplosioni nucleari dei sovietici in alta atmosfera per capire insomma che punto stava la loro la tecnologia delle bombe nucleari. Qui appunto vediamo un'illustrazione per una frazione piccolissima di tempo, una sorgente diventa più brillante di tutto il cielo. Okay. Non si sapeva se erano fenomeni del nostro sistema, se era un fenomeno legato al nostro sistema solare, se erano fenomeni legati alla nostra galassia, se erano stragalattici e così via. WebSAS è stato fondamentale per la risoluzione di questo problema, perché aveva a bordo tutta una serie di strumenti che gli hanno consentito di capire, di localizzare da dove veniva l'evento, perché la strumentazione a bordo di Vela non era abbastanza risoluzione spaziale. Quindi sì, vedeva il lampo gamma, ma non sapeva da quale parte del cielo il lampo gamma stava arrivando. Allora, come ha funzionato, che cosa, qui si vede malissimo,
quello a bordo di Apple Sachs c'era uno strumento che è stato usato con un gamma ray bus monitor. Qui purtroppo si vede male, cioè quello che succede è che a un certo punto avviene un'emissione in energia gamma molto forte. Questo qui che consente di fare? Consente di capire il tempo a cui è avvenuta questo lampo. Okay? Se poi siamo abbastanza fortunati che il lampo gamma cade dentro un altro degli strumenti a bordo di Apple Sachs e riusciamo a isolare gli eventi che arrivano in quello strumento con quel piccolissimo intervallo di tempo, riusciamo a localizzare in prima approssimazione da dove arriva l'evento. Okay? Poi, se riusciamo a risultare gli altri strumenti che hanno una risoluzione spaziale migliore in prossimità di questo evento qui, che era stato selezionato sulla base di informazione temporale, in qualche modo riusciamo a capire qual è l'oggetto che ha causato il lampo gamma in cielo e quindi poi riusciamo a capire, vedete qui, questa è l'immagine di un gamma ray burst del 28 febbraio 97, vedete che qui c'è questa sorgente che poi dopo 10 giorni non c'è più. Okay? Quindi sappiamo che il gamma ray burst è venuto nella zona esterna di questo oggettino qui, che è una galassia da dove esce. Facciamo lo spettro di questa galassia, okay? E attraverso lo spettro ottico di questa galassia vediamo particolari righe che ci permettono poi di risalire alla distanza di questo oggetto. Questo oggetto, per esempio, è una galassia a redshift, adesso voi non mi dice niente, ma la distanza cosmologica che corrisponde a redshift di 0.8. Questo ci permette di sapere la distanza di questo oggetto, il flusso lo misuriamo e dal flusso e dalla distanza riusciamo a capire la luminosità. E quello che intanto si è capito che questi qui sono fenomeni extraelettrici, non sono fenomeni legati al nostro sistema solare o alla nostra galassia, sono fenomeni che vengono lontano nel tempo. E alla loro distanza l'energia totale emessa è enorme, è dell'ordine di 10 alla 53 R, che sono circa come 100 supernove, come il Sole per 300 miliardi di anni, è l'energia totale emessa dal Sole per 300 miliardi di anni, o come tutta la nostra galassia per 100 anni. Per questo emettono in una frazione di pochi secondi l'energia che emette tutta la nostra galassia per 100 anni. Questo praticamente è stato un grosso risultato che ha fatto sì che Apple Sachs venisse premiato con per esempio il Bruno Rossi Prize e così via, con altri premi nel corso degli anni. E siamo stati i primi a farlo. L'altra missione invece totalmente italiana è Agile, che è uno strumento che praticamente permette di investigare il cielo ad altissime energie, ha un ampio campo di vista e una buona risoluzione angolare, è stato lanciato nel 23 aprile 2007 con un vettore indiano e è tuttora operativo e anche questo ha ricevuto parecchi premi, perché che cosa ha fatto di veramente importante questo strumento? Per calibrare gli strumenti in cielo noi usiamo delle sorgenti che pensavamo che fossero costanti nel tempo e una di queste era il ridosso del granchio, come ho fatto vedere prima in un'immagine in chat. Ebbene, Agile ha scoperto che in realtà il ridosso del granchio a volte non è proprio costante ma ha dei flare. Il perché abbia dei flare ancora non è chiaro, è sotto investigazione, però diciamo questa cosa qui è stata una scoperta molto importante che ha permesso anche a loro di, poi ha fatto altre scoperte, ma diciamo questa è quella che ha fatto sì che venissero insigniti del premio Bruno Rossi. Allora, abbiamo visto la parte di osservazione dell'universo. Adesso vediamo la parte di planetologia. La planetologia spaziale in Italia nasce all'inizio degli anni 70, principalmente attraverso l'analisi delle rocce lunari e la missione Apollo.
le madri e i padri della paleontologia spaziale in Italia sono appunto questi personaggi, che, questi scienziati che ho riportato qui, cui purtroppo alcuni non ci sono più, ma sono stati fondamentali per lo sviluppo successivo, per la nascita del successivo sviluppo della paleontologia in Italia. La prima missione in cui l'Italia ha dato un grosso contributo è la missione Giotto, che era una missione che andava incontro alla cometa di Halley. Tenete conto che la cometa di Halley è passata a una distanza dalla Terra di circa 144 milioni di chilometri, e la sonda Giotto si è avvicinata fino a circa 300 chilometri, e la cometa viaggiava a circa 70 km al secondo. Non è banalissima una cosa, andare di dietro. Questa è un'immagine presa da uno degli strumenti a bordo della missione Giotto, dalla camera che è stata sviluppata all'Università di Padova, e il professor Cesare Fratelli è stato uno dei principali investigatori. La seconda missione di cui voglio parlare invece è Scassini. Non so, forse a settembre ne avete sentito parlare, perché è stata fatta la carriera su Saturno. È una missione a Saturno in cui l'Italia anche qui ha contribuito in maniera rilevante, sia con la parte delle antenne, con la parte del radar, e con anche uno strumento a bordo della sonda Huygens che è attirata sul suolo di Italia. Questa è stata Cassini, è stata la sonda più grande mai costruita dalla NASA, erano circa 5.800 kg a lancio. Questa è una cartolina commemorativa. E qui sono alcune immagini prese da Cassini, bellissime, di Saturno, di sistema di Saturno, con le immagini della Luna di Saturno, che sono tutte le nuove. Cos'è questo puntino qui per voi? Questo puntino qui cos'è secondo voi? Questo puntino qui è la Terra vista da Saturno. Siamo tutti spadasciati qui. Questa è bellissima, fa capire quanto è piccola la Terra, no? Nel confronto del... Va bene, quindi siamo arrivati... Il tempo sta correndo, siamo arrivati al presente e al futuro prossimo, e in particolare abbiamo fatto una carrellata di cose fatte in passato. Adesso voglio con due parole dirvi invece quello che stiamo facendo al momento, poi magari in un altro seminario svilupperò su questa parte. E quindi parliamo un attimo delle missioni astrofisiche allo spazio, in cui l'INAF è coinvolto al momento. Allora, intanto come una nazione viene coinvolta, come l'Italia è coinvolta in missioni di astrofisica allo spazio? Essenzialmente attraverso dei programmi, noi abbiamo dei programmi con l'ESA, con la nostra agenzia spaziale, sono dei programmi che sono obbligatori, in cui noi obbligatoriamente ci dobbiamo mettere dei fondi, e ci sono dei programmi che invece sono opzionali. Il programma obbligatorio, quello che al momento è in corso, è il programma Pontificio, di cui poi vi dico due cose. Un altro modo con cui noi facciamo astrofisica allo spazio è attraverso dei programmi bilaterali con altre agenzie spaziali. Ovviamente quella con cui abbiamo più confidenza è la NASA, perché abbiamo una tradizione di lungo corso, no? A partire dagli anni 64, quindi con la NASA abbiamo diverse missioni, diverse collaborazioni in corso. E poi abbiamo dei programmi nazionali, per esempio AGEN è un programma completamente nazionale che abbiamo sviluppato noi, l'ha costruito la nostra industria, ne siamo fieri. Il programma al momento, quello per cui c'è pressione è il programma Cosmic Vision, che è un programma dell'ESA che praticamente va a cercare di dare risposta a quattro domande fondamentali, che sono:
quali sono le condizioni della formazione umanitaria come si formano i tenienti e come si può sviluppare la vita, come funziona il sistema solare, quali sono le leggi fondamentali della fisica dell'universo. Poi penso che qui parlerai un po' di questo punto essenzialmente, e come si origina l'universo e di cosa è fatto. Questo è un altro punto che tratterà poi nella... Quindi questi qui sono i grandi temi del programma cosmico dell'ESA, e vengono approvate delle missioni che in qualche modo rispondono a qualcuna, a una o due o a tre di queste domande. Queste sono le missioni in cui al momento l'Italia è coinvolta, l'Italia, diciamo, il nostro Istituto Nazionale per dire, è coinvolta. Ci sono delle missioni in fase operativa, che sono DAWN, che è una missione che è andata a studiare due asteroidi, Vesta e Cerere, appunto alla ricerca anche di possibili tracce di vita. Mars Express e MRO, che sono due missioni a Marte, uno dell'ESA e l'altro della NASA. Juno, che è una missione NASA. Poi abbiamo SiriusXM, che è un'altra missione che deve andare su un asteroide, prendere un pezzettino al trono e riportarlo a Terra, per poi poterlo analizzare, diciamo, a Terra. Poi ci sono delle missioni in fase di realizzazione, abbiamo Solar Orbiter, una missione diciamo, per studio del Sole, Belli Colombo, che è una missione per studio di Mercurio, Juice, che è una missione che volerà nel 2022 per lo studio di Giove, e così via. ExoMars, che la prima missione l'abbiamo già mandata su nel 2016, sarà un'altra missione nel 2020 che dovrebbe portare un rover con un trapano italiano, è stato progettato dalla Maglia di Finza Politecnica di Milano, che dovrebbe fare una carota del suolo di Marte fino a 2 metri e riportare su il materiale e investigare se c'è presenza di vita, che hanno fatto il conto che Marte non ha un'atmosfera, non ha un campo magnetico molto forte, quindi è veramente bombardata da raggi cosmici, raggi X, raggi gamma, e quindi diciamo, c'è una stima che se c'è presenza di vita, se c'è presenza di vita deve stare almeno sotto 1,5 metri, perché se sta sopra la vita sarebbe già stata uccisa. Quindi con questo trapano dovrebbe carotare a Marte in tutto in maniera automatica, portare su il materiale e fare. E poi abbiamo le missioni in fase post-operativa, che sono appunto Venus Express, Rosetta, che penso ne abbiate già sentito parlare. Questo per quanto riguarda la fisica del sistema solare. Poi abbiamo ovviamente anche le missioni, diciamo, abbiamo grosse collaborazioni e utilizziamo missioni anche per l'astrofisica e la cosmologia, e qui ci sono le missioni in fase operativa. SWIFT, per esempio, è una missione in collaborazione con gli Stati Uniti per lo studio di gamma ray basti che vi ho detto prima, cioè che poi hanno raffinato il metodo, nel senso che questi qua, i SWIFT, riescono a raggiungere il gamma ray basti molto prima, e quindi sono stati in grado di dividere la famiglia di gamma ray basti in basti che è corti e basti lunghi, e le due famiglie hanno dei procedimenti diversi. Insomma, c'è tutto un raffinamento delle tecniche. Qui l'osservatorio di Vera è molto coinvolto, perché è uno dei membri del consorzio di SWIFT. Poi abbiamo XMM, ITRA, con tutte le missioni alle altre energie. Poi in fase post-operativa abbiamo Planck, abbiamo Escher. Planck lavora nella zona di microonde, Escher nella zona di infrarosso. Gaia è una missione di astrometria, che praticamente serve per capire, si studia i moti delle stelle, e quindi questo qui ci permette di capire qual è la struttura della nostra galassia, posizionare le stelle alla giusta distanza, e quindi fare un'immagine 3D della nostra galassia, cosa importantissima. E poi ci sono, adesso stanno venendo con sempre maggiore insistenza le missioni legate allo studio di esoplaneti. Qui abbiamo Cheops, abbiamo Plato, abbiamo Ariane, che è stata recentemente selezionata come una delle prossime missioni, una delle possibili prossime missioni dell'ESA, e questi qui vanno appunto a studiare i pianeti
in orbita intorno a, ad altre stelle, non nel nostro sistema stelle, in altri sistemi solari, in altri sistemi solari, e così via. Voglio finire questa presentazione, se non avete domande, con ciò se voi vedete mai questa trasmissione bellissima, Il tempo e la storia, sulla storia, e la trasmissione finisce sempre con un libro, un film, un luogo. Se volete approfondire questi argomenti, io vi consiglio dei libri che sono quello di Giovanni Codrara, Storia italiana nello spazio. Poi c'è un bellissimo libro di Lo spazio e una vita di Carlo Congiorno, in cui appunto Carlo Congiorno è stato collaboratore costretto di Luigi Broglio, in cui appunto lui racconta le prime parti della politica spaziale in Italia. E poi c'è il bel libro di sempre di Riccardo Ciacconi, che racconta appunto la nascita dell'astronomia RGX. Come quando riguarda Per quanto riguarda il film, ci sono, non c'è un film specifico, però ci sono, nel sito dell'ASI ci sono diversi filmati, c'è anche un sito sul progetto San Marco che se qualcuno vuole vedere, sono molto carini. E per quanto riguarda il luogo, secondo me è la funzione spaziale internazionale, però non so, io non mai la faccio più andare, voi magari ci riuscirete, basta che. Ringraziamo moltissimo Roberto per questa presentazione, che è un po' anomala, perché non è facile parlare di queste cose, e a volte anche certi versi giustamente ci si concentrano più sull'attualità, però rivedere anche un po' la storia a volte è importante, anche per capire che appunto in realtà siamo molto più bravi di quanto normalmente si pensa. Questo non è l'unico campo, ma insomma l'abbiamo già scoperto varie volte negli anni passati, lo scopriremo anche l'anno prossimo, già che ci siamo, prima di dare la parola a Davide Magno, faccio presente l'anno prossimo il tema sarà Marte, l'abbiamo già deciso, e tra le altre cose spero di riuscire a fare un incontro che, in cui si parlerà anche della missione ExoMars, giusto con un Questa legge anche una mia amica che ho rincontrato proprio due giorni fa, che è italiana ma lavora alla NASA come molti altri, e anche questo non è che si parla sempre di cervelli in fuga, però perché fuggono, perché c'è gente che vuole, perché sono bravi evidentemente, e quindi forse dovremmo valorizzare di più quello che abbiamo invece di parlarne troppo spesso male. E a cominciare dall'università italiana, che è molto meglio di quello che si dice, e in realtà è ancora una delle migliori finché ci lasciano vivere, perché continuiamo così prima o poi chiuderemo, ma finché siamo vivi ce la cambiamo bene. Infatti Davide Magno lavora nell'università italiana, ma come adesso vi racconterà fa delle cose molto interessanti di livello assoluto internazionale, quindi Davide, prego. Dai un intervallo. C'è qualche domanda? Per come sta questo? La tengo. Aspetta, sono un attimo. Thank you.
è tutto? No, sono la telecamera. Avuto un piacere uno delle ultime diapositive che ha fatto vedere Roberto con tutti i progetti di esplorazione, diciamo, cosmologica lontana, perché in tre ce l'ho dentro io, quel lato, in tre di quelli lì, quindi ero molto contento. Partirei da una cosa che ha detto lui. A un certo punto, se siete stati attenti, quando ho presentato le, se non ricordo male, ha detto una cosa del tipo: questo programma è per rispondere a queste domande, ok? E allora, quello che voglio raccontarvi è, appunto, lo scienziato e astrofisico pone delle domande alla realtà, e allora come può provare a rispondere a queste domande? Allora, qual è il punto di partenza? Perché uno è interessato a porre delle domande alla realtà, perché questo viene ancora prima di poter porre una domanda. Secondo me il punto di partenza, almeno per me, se devo vedere la mia esperienza di scienziato e anche di ragazzo quando studiavo in questo liceo e poi quando sono andato all'università, è proprio uno stupore di fronte a una bellezza. Sicuramente avete provato ad essere in montagna in una notte senza luna, serena, e di rimanere visivamente, diciamo, stupiti dello spettacolo che avete di fronte, no? Di una bellezza evidente, per cui non c'è niente da dimostrare. Dico una cosa che ancora, se ripenso alla mia esperienza, è fondamentale, e cioè di fronte a uno spettacolo che magari vedo per la prima volta, che può essere anche bello, non necessariamente nasce un sentimento come lo stupore, che ovviamente ha una connotazione positiva, può nascere invece una paura. Non c'è niente che mi garantisce che quella realtà lì che vedo è effettivamente per me. Allora, in questo, nella mia esperienza, quando ho iniziato a fare la tesi, è stato fondamentale avere un maestro, cioè più uno che mi introduce a quella realtà lì, che mi guida, mi fa capire che quel pezzo di realtà che è il mio pezzo di tesi, per esempio, che devo fare, è una cosa bella da andare a studiare, ed è per me, no? E faccio sempre questo esempio: se io dico, ormai è grande quindi non ho più di questi problemi, però se io al mio ultimo figlio, che adesso ha 5 anni, immaginiamoci la scena, siamo di sera, inverno, quindi tutto buio, c'è della sala accesa, dico: mica vai a prendermi il cellulare che ho lasciato in camera. La prima volta non va serenamente, perché è tutto buio. Se lo prendo per mano, faccio vedere solo gli interruttori, arriviamo insieme in camera, prende il telefono, me lo dà, tutto contento. La seconda volta non ha problemi, perché ha capito che quella realtà non ha niente di cattivo per lui, anzi può fare una cosa che fa felice papà. Quindi nell'introduzione a uno spettacolo anche bello, avere un maestro è fondamentale, per cui il suggerimento, appunto, cercare dei maestri. E in particolar modo io mi occupo di cosmologia, che cosmologia è una scienza, come la biologia, come la chimica, che ha come oggetto di studio l'universo preso nel suo insieme, che vuol dire che il cosmologo non si occuperà di studiare le singole stelle o anche la galassia, dove queste stelle si trovano, o il gruppetto di galassie che sono legate insieme, ma l'insieme di tutte queste cose, no? Cercando di capire un po'
perché è fatto così, da dove viene e dove va. Okay? Quindi queste sono le intenzioni del cosmologo, e quindi cercherà di mettere in campo degli strumenti per poter rispondere a queste domande con un metodo di indagine, che è il metodo scientifico, che è un metodo, sottolineo l'articolo indeterminativo, un metodo di indagine della realtà, non è il metodo. Okay? È un metodo che ci permette di conoscere cose estremamente interessanti della realtà che abbiamo di fronte. Una che mi ha, studiando anche esami grossi, relatività, cose di questo genere qua, non mi ha mai sovvenuto. Poi, dopo un po' di anni, anche dopo essermi laureato, ho avuto proprio questo flash incredibile. Cioè, questo è un bellissimo tramonto, no? Il sole che sta tramontando sul mare. La luce che emette il sole impiega un po' di tempo per arrivare fino a noi, perché la luce ha una velocità incredibilmente alta, che diciamo nell'esperienza comune è praticamente infinita, ma non è infinita, da 100.000 km in un secondo, quindi diciamo impiega circa 8 minuti per arrivare fino a noi, no? Per cui questo vuol dire che io il sole in realtà adesso non lo vedo come è veramente adesso, ma come era 8 minuti fa, ok? Questa è una cosa che appunto quando studi la dai assolutamente, sì, è così, perfetto, no? Non ci sono grossi problemi, no? Esatto, questa. Però questo vuol dire che se io vado a vedere ad esempio un oggetto un po' più lontano come la galassia di Andromeda, che è una delle galassie più vicine a noi, in realtà io non la vedo come è adesso, ma la vedo come era 2 milioni di anni fa, perché questa è la sua distanza. Quindi la luce ha impiegato 2 milioni di anni per arrivare fino a me, ok? E se vado a vedere ad esempio quest'altra bellissima immagine che è il campo, questo che c'è, il campo Deep Field, no? L'Ultra Deep Field del telescopio spaziale Hubble, gli oggetti che vedete in questa immagine, a parte una, due, tre, ok, ne vedo tre stelle che sono quelle che fanno la crocetta, per intendersi, tutti gli altri oggetti sono galassie, quindi oggetti che contengono, faccio per dire, 200 miliardi di stelle, ok? Alcune sono abbastanza vicine a noi, per cui riconoscete chiaramente le strutture a spirale delle galassie, piuttosto che galassie ellittiche, ma alcune sono assolutamente lontane, no? Cioè qui c'è qualcosa che voi sicuramente non vedete, ma è un puntino ed è quell'oggetto è una galassia. E quali sono le prime galassie che si sono formate? Che sono distante noi miliardi di anni di luce, e quindi la luce ha impiegato altrettanto tempo per arrivare fino a noi. Questo è una cosa incredibile, nel senso che se la velocità della luce fosse infinita, io non avrei la possibilità di ricostruire la storia dell'universo, perché o sto guardando adesso quella galassia lì, o se no l'ho persa, ok? Faccio per dire, non riesco a ricostruirne la storia. Invece il fatto che la velocità della luce sia infinita mi permette di poter ricostruire, andando a vedere oggetti via via più lontani, come era fatto l'universo nel corso degli anni. Quindi diciamo di una persona, questa fosse una persona, di ricostruirne le foto. Ce l'ho adesso, poi magari un manuale, un yearbook della scuola, quinta liceo, quarta liceo, terza liceo, prima elementare, eccetera, fino a che, fin dove posso arrivare, ovviamente, no? Ok. In particolar modo, appunto, di questa immagine qui, appunto, le altre quelle quattro stelline, ma gli altri sono tutti galassie, che sono quindi gli oggetti più lontani che noi possiamo osservare. In realtà poi faccio una domanda, mio nipote però non deve rispondere perché c'è la risposta, e quindi non vale. Ok. Quindi diciamo, sono stupito dalla realtà, no? Poi lo scienziato è un personaggio curioso, per cui pone domande alla realtà, quindi cerca di dare una risposta, e alle volte capita di fare delle scoperte, no? Per arrivare a dire come è fatto l'universo oggi, uso di questo percorso, e adesso capirete perché. Non si vede tanto perché è un po' carico. Comunque, è una citazione di Chandrasekhar, che è un fisico indiano, e dice una cosa bella sulla scoperta. Dice, è in inglese, ma la traduco: in qualche strano modo, in ogni fatto in cui io mi sono imbattuto, non mi è sembrato come una scoperta mia, no? Ma semplicemente mi è capitato di essere lì e tirare via il velo da qualcosa che già c'era.
in effetti se pensate alla parola scoperta come scoprire, no? È proprio un tirar via un velo a qualcosa che già c'è. In particolar modo uno dei pilastri della cosmologia moderna è l'evidenza che l'universo si espande. L'evidenza che l'universo si espande che è stata osservata per la prima volta negli anni 20 del secolo scorso da Edwin Hubble, che era un astronomo americano. Come ha fatto Hubble a misurare l'espansione dell'universo? Aveva a disposizione il più grande telescopio dell'epoca, che era un telescopio da 2,5 metri, che stava in, c'è un lapsus, non mi ricordo l'osservatorio dove stava. Vabbè, comunque aveva 2,5 metri di diametro, e con questo telescopio ha osservato alcune nebulose a spirale che erano presenti nel cielo. Dico nebulose spirali, non galassie, perché ancora non era ben chiaro se questi oggetti fossero degli oggetti all'interno della nostra galassia o all'esterno della nostra galassia. Solo qualche anno prima c'era stato il famoso grande dibattito tra Shapley e Curtis, in cui i due fautori delle due ipotesi, oggetti galattici, quindi piccoli, o oggetti extragalattici, quindi enormi, si erano affrontati portando ognuno le proprie le proprie idee e i propri dati sperimentali, nessuno è uscito vincitore, forse aveva vinto più chi sosteneva che erano oggetti della nostra galassia. Invece Hubble, un po' disinteressante di queste cose, osserva una di queste nebulose spirali, che altro non era che la nebulosa della galassia di Andromeda, e la notte del 6 ottobre del 1923, questa è l'immagine che lui ottenne quella notte, qui vedete qual è la regione dell'immagine che vi ho fatto vedere prima della galassia di Andromeda, ed era riuscito a identificare alcune stelle che vedete lui indicò con una lettera N, come questa, e sono delle stelle nove, adesso senza entrare nel dettaglio della fisica stellare, però sono delle stelle che in maniera assolutamente random, dipende un po' come si alzano la mattina, cambiano la propria luminosità di diversi ordini di grandezza, restano luminose e poi dopodiché si rispengono per chissà quanto tempo, non si sa, un po' appunto bizzarre. Poi ce n'era un'altra che inizialmente lui aveva individuato come una stella nova, ma poi cancella e scrive VAR, col punto esclamativo. VAR è una stella variabile, quindi anche lei varia la sua luminosità, no? Però lo fa in maniera un po' più ragionata, diciamo così. In particolar modo era riuscito a identificare un tipo particolare di variabili, che sono le cosiddette variabili Cefeidi, per le quali, grazie all'opera di Henrietta Leavitt, un'astronoma americana, si era riusciti a stabilire qual era la relazione tra il periodo di oscillazione di variazione della luminosità e la luminosità intrinseca della stella, cioè quando veramente lei è luminosa. Allora, capite che riuscendo a misurare il periodo so quanto è intrinsecamente luminosa la stella, confrontandola con la luminosità apparente so subito quanto è lontano l'oggetto stella e quindi l'oggetto nebuloso spirale dove la stella si trova. È riuscito a collezionare queste stelle variabili in una quarantina di queste nebulose a spirale ed ha prodotto il seguente grafico in cui mette in relazione la distanza misurata in parsec, che è un multiplo di anno luce, con la velocità di questi oggetti. La velocità non è stato in grado di misurarla lui, prende le osservazioni di un altro astronomo, Gaston Slipper, sugli stessi oggetti che tramite osservazioni spettroscopiche, quindi sfruttando l'effetto Doppler fondamentalmente, era riuscito a misurare quanto rapidamente questi oggetti si muovevano nell'universo. E come vedete, quello che lui trova è che, a parte qualche oggetto più vicino che presenta delle velocità negative, quindi così di avvicinamento, tutti gli altri oggetti mostrano delle velocità di recessione, cioè di allontanamento, e queste sono tanto più grandi, tanto più ci allontaniamo, no? Da cui appunto la famosa legge di Hubble, con una costante che ovviamente lui non chiama costante di Hubble, ma che noi chiamiamo costante di Hubble, che lega appunto la velocità con la distanza. Questo è il grafico proprio originario che Hubble pubblicò nel suo articolo. Se un mio studente viene e mi fa vedere un grafico del genere, lo boccio, perché uno, le velocità si misurano in chilometri al secondo,
se sono dati sperimentali, di dove sono le barre di lavoro. Due cose già che... questo però è adesso, indipendentemente dalla fretta che Apple ha avuto nel produrre questo grafico, dice una cosa, no? Cioè, in mezzo a questi dati, se noi ci mettiamo le barre di errore, insomma queste due rette qui, sì, va bene, ci possono stare, ma anche una retta fatta così ci sta altrettanto bene, ok? Quindi, cos'è che ha visto Apple in questi dati qua, no? Lui ha subito detto, ragazzi, qua l'universo non è stazionario come stiamo pensando, come tutto il mondo pensa, ok? Come anche Albert Einstein pensava, tanto vero che quando lui forma la relatività generale ferma l'universo introducendo la costante cosmologica, perché se no l'universo o era in espansione o in contrazione. Non andava bene, perché non si pensava così, tramite la costante cosmologica. Però, come dice Bulgakov, di fatto, è la cosa più ostinata del mondo, che vedete Albert Einstein che osserva le galassie che si allontanano al telescopio, con dietro il signore che fuma la pipa è Edwin Hubble. E quindi questo è il primo pilastro fondamentale. Però quello che mi piace di questa scoperta è appunto non solo, cioè sono tante cose. La prima è che completamente rivoluziona le dimensioni dell'universo, ok? Se prima l'universo era pensato la nostra galassia è tutto nella nostra galassia, adesso la nostra è una delle galassie. Le galassie sono lontanissime, quindi l'universo fa un balzo di dimensioni incredibili. Due, il coraggio che ha avuto Apple nel presentare i propri risultati, perché non c'era nessuno che diceva questa cosa. E se voi leggete le due pagine dell'articolo in cui lui presenta i risultati, non c'è una frase che dice quindi potremmo pensare che se veramente le cose stanno così, allora... No, le cose stanno così, quindi vuol dire che punto. Cioè non c'è un dubbio sul messaggio che la realtà gli stava dando, su quella reazione più o meno lineare, poi ha sbagliato il valore della costante, ma fa niente, no? Però il messaggio qualitativo è quello lì, quantitativo si può correggere, ok? Un altro esempio di scoperta è la scoperta della radiazione cosmica di fondo. C'entra con quello che sto facendo tuttora, che stiamo finendo di analizzare i dati di Planck, che ho fatto fino adesso, quindi per tutta la mia vita. Scoperta che è avvenuta verso la fine degli anni 60 del secolo scorso ad opera di due, non ve ne vogliono male, ingegneri della compagnia telefonica, Bell Telephone Lab americana, quindi da ingegneri, quindi neanche cosmologi, neanche astrofisici, vabbè. Però a loro merito, diciamo che compensa il fatto che sono ingegneri, va l'attenzione che hanno appunto nei confronti del piccolo pezzo di realtà che sono trovati a dover guardare. Diciamo, la faccio proprio bassa bassa, qual era il problema? Giocano il Super Bowl al Giant Stadium a New York, lo devo trasmettere in diretta a Los Angeles, no? Come faccio? Non c'erano così tanti satelliti come adesso, allora come si può fare? Si può pensare di fare una trasmissione anche a così grande distanza sfruttando alcuni strati dell'atmosfera che a certe lunghezze d'onda sono come degli specchi. Quindi mando su, rimbalza, torna. Tutto bene se la Terra è un sistema isolato, se non è isolato potrei incontrare dei problemi dovuto a tutta la radiazione che entra nel sistema Terra. Allora hanno cominciato a costruire uno strumento per studiare tutti, diciamo, i segnali extraterrestri che avrebbero potuto, diciamo, contaminare il Super Bowl. E quindi costruiscono questa grossa antenna, una forma un po' strana, ma di fatto è un'antenna, era in grado di muoversi su due assi, un asse è questo, quindi in azimuth e poi in altezza. Su questa ruota, questa è la parte di, colleziona la radiazione che viene dal Sole, che la convoglia in questo gabbiotto dove c'è, diciamo, il radiometro, quindi una radio, ok? Che acquisisce il segnale. Allora, prima cosa che voi dovete fare, che hanno fatto loro, quando hanno costruito questo strumento, è calibrarlo, no? Cioè, sapere quanto è il segnale che il mio strumento ritorna in presenza di segnali noti in ingresso. Quindi riesco a trovare la legge di calibrazione in modo tale che poi quando guardo i segnali di cui non conosco l'intensità so subito ricavarla.
È un'operazione delicatissima, in effetti ad esempio con Planck, prima che siamo arrivati a avere una calibrazione che fosse precisa a meno dello 0,1%, ci abbiamo messo il nostro bel tempo, perché è proprio un'operazione veramente delicata. Loro provano questa operazione, osservano una sorgente celeste nota, che è la Cassiopea, che è un resto di supernova nella costellazione di Cassiopea, poi hanno un dual freddo, quindi un termos ma che viene freddo, ok, raffreddato a elio liquido, che emette come un corpo nero a quella temperatura lì, e quindi abbiamo due punti, perché poi ci appendiamo un altro punto, così l'elettronica è sempre un po' birichina, non è necessariamente sempre lineare, prendiamo un altro punto, così abbiamo più una curva di calibrazione che una retta. E quindi puntano l'antenna nel cielo dove non c'è niente, dove non ci sono stelle, non ci sono galassie, e la buttano lì. E hanno un segnale più alto del loro riferimento freddo. Allora, molto umidi, quindi altro punto a favore, insomma, abbiamo costruito male lo strumento, controlliamo. E c'era una simpatica famiglia di piccioni che in effetti aveva fatto il nido all'interno dell'antennone. Ammazza il piccione, lo sposta il piccione, ripulisce, disastro, no? Ti immaginate i piccioni. Rifanno le misure, non erano i piccioni, il segnale era sempre lo stesso. Quindi i piccioni e le microonde non fanno niente, potete lasciarli lì. Poi puntano l'antenna, usano l'antenna, fanno misure di giorno e di notte, uguale. Fanno misure in primavera, in estate, in autunno e in inverno, gli stessi. Quindi, in questa maniera hanno detto, non è un problema locale, cioè non dipende da giorno-notte, quindi rotazione della Terra intorno al proprio asse, né dalla rivoluzione della Terra intorno al Sole, è qualcosa che sta totalmente fuori. Notare che era un punto in più nella loro curva di calibrazione, lo strumento era comunque calibrato, però cioè, non sapevano darsene una spiegazione, quindi non sapendo più che pesci pigliare, hanno tirato sul telefono, ho chiamato l'Università di Princeton, loro stavano in New Jersey, Princeton è là, okay? Vicinissimo. Non c'è internet, non c'era Instagram, non c'era WhatsApp, quindi diciamo non si sapeva bene cosa gli altri gruppi o ingegneri di Google, cioè, no? E allora chiamano l'ufficio del professor Robert Dickey all'Università di Princeton, il quale aveva un gruppo di scienziati cosmologi che volevano assolutamente misurare il segnale dell'universo primordiale, però non c'era verso che lo facesse. Allora immaginiamo la scena, questa è raccontata in un libro, non mi ricordo quale, forse Blind Watching the Sky, io non ricordo, comunque, immaginano la scena, riunione settimanale come facciamo noi del professor Dickey con il suo gruppo, sono al telefono, quindi io sul telefono del professore, dice, buongiorno, siamo Pensas e Wilson, e dice, siete due ingegneri. E questi due al telefono raccontano quello che loro hanno ottenuto. Lo strumento, l'ho scritto così, l'ho osservato cos'ha, abbiamo ottenuto questi risultati. Cosa ne pensa? E dice, vabbè, ci sentiamo. Mentre ci telefono, è rivolto ai suoi, we have been scooped. Ci hanno rubato lo scoop. Cioè, immediatamente ha riconosciuto che quello quei due pellegrini avevano osservato era quello che lui stava cercando. Cioè, ma non gli ha fatto vedere un grafico, non gli ha fatto vedere dei numeri, no? Ok? Semplicemente ascoltando al telefono questi due, questo è quello che io sto cercando. Quindi uno dice il desiderio di quest'uomo, il desiderio di attenzione che quest'uomo aveva nei confronti della realtà, tanto da riconoscere immediatamente quello che lui sta cercando, e poi un po' di delusione perché mannaggia, cioè sono arrivati prima, no? Infatti il primo dopo l'hanno preso due, non è che l'ha preso lui nell'articolo che dava l'interpretazione di questa cosa. Comunque, e che cos'è questo segnale del cielo che loro hanno osservato? Questa è la stessa immagine che vi ho fatto vedere prima, se è la stessa, è sempre l'arco di Deep Field, no? In cui vi ho detto appunto qualche stellina, le altre galassie che si vedono, anche quelle più luminose, i punti più luminosi. Però c'è una cosa che domina questa immagine, no? Giusto? Zitto. Che è? Se io conto i se io conto i pixel che sono coperti da oggetti luminosi, sono di più o di meno? Che percentuale sono rispetto alle dimensioni dell'immagine? Grande o piccola? Piccola. Okay. Sono più i pixel che non sono coperti da niente che quelli che hanno
un qualche fotone che l'ha colpito, okay, giusto? Ebbene, quindi quel niente sta sullo sfondo di tutto, ok? È sul fondo di tutto. Quel niente lì è nero in questa immagine perché questa immagine è fatta nel visibile. Se io questa immagine avessi fatta nell'infrarosso, quindi allungando un po' la lunghezza d'onda, avrei cominciato a non vedere tutto questo spettacolo. Se avessi addirittura usato le microonde, non avrei visto più praticamente stelle, galassie, avrei visto quasi un fondo, quasi totalmente uniforme, grigio scuro, non nero. Grigio scuro vuol dire un segnale molto molto debole, quasi nero, ma non nullo. Tanto è vero che quel segnale lì, espresso in termini di temperatura, sono 2,7 gradi Kelvin, quindi solo 2 gradi Kelvin, 3 gradi Kelvin sopra lo zero assoluto, ok? Quindi questo è il primo segnale, in realtà, che l'universo dà di se stesso. Più in là nel tempo non possiamo andare. Questo, poi l'interpretazione, diciamo, cosmologica viene guardando in faccia i risultati, ma la ricostruzione è che l'universo effettivamente parte da una situazione in cui era estremamente caldo e denso, e si espande, come ci dice Apollo. A un certo punto di questa espansione, la temperatura scende sotto i 3000 gradi Kelvin, si formano i primi atomi e a quel punto la radiazione è libera di muoversi. E questa radiazione che per prima scappa dal legame con la materia dell'universo caldo è il nero del cielo che noi vediamo qui. Lo vediamo nero perché dai 3000 gradi Kelvin di quando è partita a quando è arrivato l'universo si è espanso un bel po' e quindi la lunghezza d'onda del fotone è stata significativamente stirata e quindi la sua temperatura, la sua energia è scesa. Okay? Quindi rispetto a questo nero del cielo, che quindi è il primo segnale che l'universo dà di se stesso, siamo estremamente interessati a capire che caratteristiche ha, perché se noi riusciamo a capire veramente come è fatto l'universo quando è nata questa radiazione, che sono solo 380.000 anni dopo il Big Bang, noi adesso siamo a 14 miliardi di anni dopo il Big Bang, quindi abbiamo un mezzo, una storia non differente, possiamo provare a capire come è stata l'evoluzione da quel primo istante fino ad adesso, come avere in mano la foto di un bambino appena nato e averla adesso, okay? Posso provare a immaginare delle evoluzioni, no? E come facciamo a diciamo, appunto, scoprire queste cose? Costruendo, facendo degli esperimenti, no? Poi la cosmologia è un po' particolare perché non è che fate gli esperimenti in laboratorio con le probette eccetera, però sono le nostre osservazioni, no? E l'esperimento è proprio il modo normale con cui lo scienziato interroga la realtà, fa delle domande, e questo è anche un aspetto che è abbastanza interessante, la realtà risponde, non è che si sottrae al gioco di conoscenza dell'uomo, no? Ci sta, e se la domanda è posta in maniera corretta, la realtà è costretta in un angolo e necessariamente mostra quell'aspetto che si sta cercando. Ad esempio, appunto, rispetto al fondo cosmico, l'esperimento migliore, se magari si può immaginare, l'esperimento migliore che è stato mai realizzato è appunto Planck, che ci ha permesso di avere un'immagine di questa radiazione, di questo nero del cielo, con una precisione che non si era mai vista prima. Il nero in realtà non è esattamente nero, presenta delle piccole increspature dell'ordine di una parte su 100.000, quindi io ho un segnale che è praticamente zero, 3 gradi Kelvin, e poi su questi 3 gradi Kelvin ho delle piccole differenze dell'ordine di 10 alla meno 5, okay? Quindi molto debole, per questo si va nello spazio per poterlo misurare, e dal modo con cui queste increspature sono disposte, regioni più calde, regioni più fredde, questo ci dà informazioni di quali sono i valori numerici dei parametri che governano l'evoluzione del nostro universo, quanta materia c'è, quanto veloce l'espansione, eccetera. Ok? Quindi questo ci ha permesso più o meno di ricostruire la storia dell'universo, ok? In particolar modo l'universo appunto è caldo, non sappiamo ancora bene cosa c'è all'inizio, quello che si chiama inflazione non è molto chiaro, la fisica che c'è qui è abbastanza chiara fino alla cosiddetta ricombinazione quando si formano gli atomi, a quel punto la radiazione di fondo può propagarsi liberamente e arrivare fino a noi. Però da qui fino a quando si formano le stelle passa un bel po' di tempo. Questo non è in scala, questi sono 380.000 anni, le prime stelle
si pensa si siano accesi a 300 milioni di anni dopo l'inizio. Quindi c'è un bel periodo, cosiddetto Dark Ages, in cui l'universo è totalmente buio, no? Si sta raffreddando, le stelle ancora non si sono formate, si stanno cominciando a condensarsi, ma ci vuole ancora del tempo prima che queste effettivamente si accendano. Poi dalle stelle si formano le prime galassie e poi le galassie che noi vediamo attualmente. Nell'universo odierno, quindi abbiamo detto espansione dell'universo, radiazione cosmica di fondo che ci dice appunto che è valido il modello del Big Bang caldo, quindi partiamo da una situazione calda che si espande. Recentemente, cioè anni 2000, che cosa è stato osservato? Qual è il dato nuovo che interviene nel nostro panorama cosmologico? È che non solo l'universo si espande, ma sembra che la sua espansione sia accelerata. Ok? E questo è stato ottenuto da questi tre personaggi in maniera più o meno indipendente, studiando una certa particolare classe di oggetti, che sono le cosiddette supernove di tipo 1A. È una particolare classe perché, diciamo, i primogenitori di questo tipo di supernove sono tendenzialmente sempre gli stessi, cioè sempre un sistema binario con una stella compatta che cresce da una stella invece normale, e quindi diciamo sono considerate delle candele standard, cioè degli oggetti che hanno sempre la stessa luminosità intrinseca, e quindi ovviamente riuscendoli a osservare a diverse distanze è molto importante. In particolar modo tramite queste osservazioni, detto proprio semplicemente, cosa è stato possibile fare? È stato possibile misurare quanto rapidamente l'universo si stava espandendo quando quella supernova è esplosa, okay, in maniera molto semplice. E quello che si è visto è che la velocità di espansione dell'universo nel momento in cui la supernova è esplosa era più bassa di quella di adesso. E quindi vuol dire che l'espansione sta accelerando. Che cosa è responsabile di questa cosa qui? Non ne abbiamo idea. Diciamo dell'universo noi conosciamo bene il 5% di quello che c'è, e il resto non abbiamo altro, come si dice. Quello che governa, adesso ho scritto una formulaccia bruttissima, però quello che governa l'evoluzione dell'universo è, con cui descriviamo l'evoluzione dell'universo, è la relatività generale di Einstein. Abbiamo una parte a sinistra che è una parte cosiddetta geometrica, cioè che descrive il tipo di geometria che ha il nostro spazio-tempo, e la parte a destra che invece è il contenuto energetico di quello che c'è nell'universo. Quindi per avere un'espansione accelerata ritorna in gioco la famosa costante cosmologica lambda che Einstein aveva introdotto all'inizio. Lui l'aveva messa da questa parte qua, noi invece adesso la mettiamo da questa parte qui, perché immaginiamo che sia una qualche componente di energia dell'universo. Quindi potrebbe essere questa espansione accelerata potrebbe essere o l'effetto di una simil costante cosmologica di cui ovviamente non abbiamo un modello, oppure, questa non c'è, potrebbe essere un effetto del fatto che la relatività generale non è valida a distanze cosmologiche, è valida solo qui localmente, ma non è valida a così tante grandi distanze cosmologiche. E allora uno dice, beh, non è che proprio sono uguali le due cose, c'è un modo di distinguere o di fare delle osservazioni, di porre delle domande alla realtà perché la risposta sia o così o come, diciamo, no? Allora questo si possono distinguere osservando in particolar modo due cose. Uno, quanto rapidamente, come varia l'espansione, il rate di espansione dell'universo con l'epoca cosmica, no? Cioè, l'universo si è sempre espanso con lo stesso rate, con la stessa velocità. Già le supernove ci dicono che non è così. Allora proviamo a ricostruirlo meglio questa cosa, no? E poi, com'è il rate, cioè il tasso di formazione delle strutture, cioè di galassie, di ammassi di galassie, ok? Avendo queste due informazioni, possiamo provare a rispondere alla domanda chi è il responsabile dell'osservazione. Queste sono un po', poi non si vede tanto bene, comunque un po' tecniche, però detto, lo faccio per capire con una specie di cartone. Noi abbiamo il plasma primordiale dell'universo, caldo, no?
in cui abbiamo appunto protoni, elettroni, fotoni, tutti estremamente legati tra di loro. All'interno di questo plasma ci sono delle piccole fluttuazioni di densità, ok? E quindi diciamo, queste fluttuazioni di densità cosa fanno? Fanno sì che dove c'è una sovradensità, la gravità prende il sopravvento, ma poi c'è tanta radiazione e la radiazione dice no, vai via, e via così. Quindi abbiamo una serie di oscillazioni cosiddette acustiche all'interno di questo plasma, ok? E queste sono esattamente quelle oscillazioni che voi vedete in quel grafico lì, presenti nel, diciamo, che ricaviamo dal fondo cosmico a microonde, che è la cosa più vicina a questo plasma caldo, perché proprio nel momento in cui l'universo diventa trasparente, quindi sfumano gli atomi, frizziamo, diciamo così, le oscillazioni che vediamo in questo plasma. Ma non le vediamo solo lì, le vediamo anche, perché siccome questa è materia che è uscita, la vediamo anche nell'evoluzione delle strutture di materia attraverso le galassie. Quindi anche lì vediamo esattamente lo stesso tipo di fluttuazioni. Okay? Quindi il fondo cosmico mi permette di dire qual è la scala di queste oscillazioni. Ho un numero per questa scala. Adesso, quanto vale questa scala? Quindi ho un righello standard, un righello al fondo cosmico e un righello dove ci sono le galassie. Quanto è contratto o allungato mi permette di dire com'è cambiata la geometria e quindi chi è responsabile del cambiamento della geometria dell'universo. Okay. L'altra cosa è che, appunto, dicevo prima, questa è una sequenza di simulazioni di formazione di strutture. Come varia la struttura? Partiamo dalla situazione abbastanza, potevo metterne altre prima, in cui era praticamente tutto di forma a parte piccole sovradensità. Queste ovviamente diventano sempre più concentrate fino a formare, vabbè, quella struttura filamentare che noi vediamo, dei grossi blob di grande densità dove abbiamo ammassi di galassie, i blob più piccoli sono le singole galassie, eccetera. Questa rete di ragno che voi vedete qui dipende da come è fatta la gravità, ok? Se c'è materia oscura, se c'è energia oscura oppure no, ok? Quindi a secondo che sia una gravità diversa da quella di adesso oppure sia un'energia oscura, come si formano queste strutture nel tempo è diverso, ok? Allora questo è importante perché immaginatevi, questo è il redshift, no? La radiazione cosmica di fondo ha z, unità redshift, 1000, ok? Quindi lontanissima. Quindi un box a z 1000 è, non vedete praticamente niente, cioè le sottodensità sono piccolissime. Quindi immaginate il fotone del fondo cosmico che passa, che viaggia fino a noi z 0, e quindi si trova a passare attraverso tutte queste strutture, no? E quindi nel suo viaggio, siccome è proprio un fotone, magari questo non è necessariamente materia ionizzata, però il fotone risente dalla gravità. Se voi gli cambiate il palcoscenico su cui si muove curvo e piatto, lui viene deflesso, ok? Quindi avete un effetto di lensing, in questo caso gravitazionale, dovuto al passaggio del fotone attraverso queste strutture. E quindi dal lensing di questi fotoni potete ricavare chi è, come sta evolvendo la formazione delle strutture, no? Oppure addirittura un altro lensing che viene fatto osservando le galassie, che si chiama weak lensing, è dovuto al fatto che le galassie, per effetto di tutta questa struttura che noi abbiamo, ci appaiono un po' più ellittiche di quello che sono in realtà. Il po' più è un poco più, è 1% di ellitticità in più, che vi sfido a vedere in una misura quanto è. Per cui diciamo, se voi avete un blob di materia tipo una massa di galassie, le galassie che sono intorno sono tutte però, tutte un po' più ellittiche della stessa quantità, ok? E quindi statisticamente voi potete fare questa misura. Sul singolo oggetto è difficile, ma statisticamente potete immaginare di fare questa cosa. Allora, per rispondere a... questi sono degli ottimi tipi di osservazioni che possiamo fare, chi è che può farle? Appunto è un altro progetto spaziale in cui sono coinvolto, che si chiama Euclid. Non va a studiare in questo caso la distribuzione delle galassie fino a un redshift abbastanza importante, quindi diciamo 1.5, 2, quindi quando l'universo era un terzo delle dimensioni attuali più o meno, okay? Verrà lanciato, diciamo, facciamo 2021, se ve la butto lì, non so, vediamo se ce la facciamo, ma c'è sempre tempo per morire.
un rinvio, e quindi è fatto da un grosso telescopio che alimenta due strumenti. Uno strumento spettrofotometrico, cioè che fa fotometria in diverse bande e fa anche spettroscopia. Spettroscopia, ahimè, però non si poteva fare altrimenti, cosiddetta slitless, cioè senza penditura. Ok, normalmente quello che voi fate è che devo osservare un campo, so dove sono gli oggetti che mi interessano, faccio una maschera che prende solo lo spettro di quegli oggetti che mi interessano. Okay. Su un satellite non potete fare una cosa del genere, dovreste avere miliardi di maschere, non è possibile. Allora è slitless, cioè ogni oggetto che avete nel campo ha uno spettro. Okay. Questo vuol dire che ho tanti spettri, però il problema è che possono essere anche confusi, sovrapposti, e quindi non è banale poi la ricostruzione. Questo è uno dei motivi per cui, ad esempio, le immagini le prendiamo in questa configurazione e poi in altre tre configurazioni con il mezzo disperdente ruotato di diversi angoli. In questa maniera riusciamo a tentativamente a separare la sovrapposizione, perché non sono più sovrapposti nella stessa direzione, eccetera. Questo ci permette di ricostruire effettivamente com'è la distribuzione della galassia nel rescite, quindi diciamo costruire le oscillazioni acustiche. L'altro strumento invece è uno strumento visuale, quindi ha una camera con una risoluzione incredibile che riesce a vedere appunto l'effetto di weak lensing sul singolo oggetto. Okay. Questo per darvi un'idea, lo stesso, no, tu hai fatto vedere il M81 forse, non il M51. Questa è M51, è una bella galassia che si vede abbastanza bene, abbastanza vicina, riesce, di quella galassia è 0.002, quindi è praticamente dietro casa nostra. Se la portiamo a un redshift un po' più grande, okay, quindi centinaia di volte più, questo è come mi apparirebbe oggi nella quella che è attualmente la serie di galassie più ampia che abbiamo in esposizione. Questo stesso oggetto con Euclid allo stesso redshift mi appare abbastanza ben definito. Se noi lo portiamo a un redshift 0.7, okay, appare più o meno come appare a Z1. Quindi ha un potere risolutivo incredibile, ha un campo, un numero di detector che sono intorno ai 64 detector per coprire il campo di vista e riusciamo a vedere. Certo, ci sono un po' di segnature strumentali, raggi cosmici, magari si curano. Okay. Quindi con questo strumento, purtroppo non posso farvi vedere niente di risultati perché ancora non ne abbiamo, però diciamo l'idea è che riusciremmo, la speranza è questa, a trovare le risposte a la relatività va sempre bene oppure no, quanta energia oscura c'è, quando diventa dominante questa energia oscura. Finisco con una frase che mi piace sempre, perché non è la frase di un poeta, ma la frase di un fisico, che secondo me riassume un po' il mestiere dello scienziato, o comunque il mestiere di un uomo che si trova a dover guardare la realtà, che sia scienza o che sia altre cose, come è abbastanza indifferente. E dice: la stessa meraviglia e lo stesso mistero nascono ogni volta che guardiamo un problema in maniera sufficientemente profonda, in modo sufficientemente profondo. Parla di meraviglia e mistero, all'inizio ho citato lo stupore, ma infatti siamo lì. Poi dice: 3 minuti ho finito. A una maggiore conoscenza si accompagna un più insondabile e meraviglioso mistero. Cioè non è che il fatto che noi conosciamo un botto di cose in più rispetto al povero Galileo 1601 vuol dire che abbiamo esaurito il carattere di mistero della realtà. No, ha semplicemente spostato la questione leggermente poco più in là. Okay? Perché se noi del diverso conosciamo il 5%, un più insondabile e meraviglioso mistero che ci spinge a penetrare ancora in profondità. Non è che mi fermo, ok? Conosco tante cose di Galileo, basta, sono contento, no? Poi dice una cosa bellissima, secondo me: mai preoccupati che la risposta ci possa deludere, perché tentativamente lo scienziato è un poveretto, nel senso che non ha niente da difendere nei confronti della realtà. Quello che vuole fare è conoscere come è fatta la realtà. Certo, avrà un'ipotesi positiva sulla realtà,
ma che tentativamente non diventa mai un preconcetto sulla realtà. Quindi non c'è una risposta che può deludere, perché è comunque un pezzo di conoscenza che acquisisco in più, magari diversa da quello che ho in testa io, un po'. Capiamo perché ce l'avevo in testa diverso, ok? Con piacere, perché è bello fare questo mestiere qua, e fiducia, perché appunto nel gioco di domanda la realtà non si sottrae, quindi una risposta c'è, ok? Solleviamo ogni nuova pietra per trovare stranezze inimmaginabili che ci conducono verso domande. Okay. Cosa fondamentale sono le domande. Okay. Le risposte, se vengono, siamo contenti. Okay. Però se uno non ha una domanda, è perché secondo me è orizzontale su tutto il mondo di terra. Cioè, se no, se uno è vivo, ha le domande, un po' non avere. E poi verso domande e misteri ancora più meravigliosi, certamente. Grazie. Sicuramente questa anche è stata una grande avventura, lo saranno anche le prossime, quindi ripeto l'invito poi a venire anche ai prossimi incontri. Adesso abbiamo un momento, se qualcuno vuole fare qualche domanda, non molto perché purtroppo abbiamo avuto questo problema iniziale, ma un momento ce l'abbiamo ancora. Se volete a tutti e due ovviamente i relatori potete farvi avanti. Dante, Purgatorio e Paradiso, perché ci sono tutte quelle parti di costellazioni bellissime che uno legge come professore di lettere, parafrasa e cerca di capire, e poi però hanno tutta una valenza che io chiedo a qualcuno ci spieghi meglio. Grazie. Ah, volevo ringraziare il papà Timoni, lo chiamo papà Timoni, per tutto quello che ha fatto perché si potesse realizzare nelle tre giornate questo evento. Buongiorno, io volevo fare una domanda, quella non mi può vedere perché se non è la prima. Si la voce! Si possa anche fare silenzio, non è una pulizia. Allora, innanzitutto vorrei chiedere al professor della Geta di che parte delle Marche è, perché dall'accento mi sembra che sono avevo questa curiosità. E poi avrei due domande per entrambi i professori. La prima è che nel campo dell'astrofisica io so che la maggior parte delle scoperte sono teorizzate molti anni prima della scoperta stessa, ma spesso non realizzate per alla fine mancanza di tecnologie, e ad esempio le onde gravitazionali, non so, che sono state scoperte recentemente, sono in realtà state teorizzate da Einstein, no? E quindi cosa ci aspettiamo di scoprire nei prossimi anni? Quali sono gli studi su cui si sta concentrando la comunità internazionale? E la seconda domanda, che magari potrebbe riguardarci un po' di più, un ragazzo che dovesse decidere di intraprendere un percorso di studi in questi campi, alla fine che lavoro può aspettarsi di fare e che, diciamo, ecco, cosa fa uno studente di astrofisica o cosmologia dopo che ha finito l'università? Grazie. Guarda, la prima domanda, la cosa affascinante dell'ultimo periodo è appunto questo, tutto il filone di ricerca sui pianeti extrasolari e sulla, diciamo, sui pianeti extrasolari e sulla ricerca della vita nell'universo. Io ritengo che questo sia un campo di indagine affascinante, quindi un po' un misto tra astronomia, biologia e quindi. Io tornassi indietro vorrei quello. Capisce? Sì, stavo dicendo che un campo affascinante dell'ultimo periodo, che mi rende molto affascinante, è la
è la ricerca di pianeti extrasolari e tutto quello che è legato alla ricerca della vita nell'universo, perché è un campo multidisciplinare in cui c'è astrofisica, c'è chimica, c'è biologia, e quindi se io tornassi indietro probabilmente mi occuperei di questa cosa, che ritengo molto, diciamo, molto interessante. Faccio la domanda, qual era? Sono in Macerata. Anche Ale, grazie. Sì, ma per me, cioè a me gli aspetti che interessano di più e che vedo, in cui per fortuna sono stato coinvolto, sono quelli che riguardano appunto la storia dell'universo, quindi capire com'è che l'universo ha la faccia che noi oggi vediamo, cercare di capire quali sono gli attori principali che hanno determinato lo sviluppo dell'universo fino adesso. E quindi capire ad esempio quando l'energia oscura inizia ad avere la sua fase dominante, qual è la natura di questa energia oscura, se riusciamo ad averla, è in qualche modo legata a qualche fisica delle particelle che ancora non conosciamo, è dentro il modello standard oppure no. Anche questo, pur non essendo così tanto interdisciplinare come la parte di Exoplanet, sicuramente aspetti di fisica particelle, fisica teorica, cosmologia sono ben compenetrati in queste cose qua. Su cosa fa uno studente di cosmologia? Appunto, viene sicuramente a far fisica, in cui appunto la cosmologia e l'astrofisica è ovviamente, almeno ad esempio a Milano, è ovviamente venuta a una grossa parte nel corso di studi. E poi il fisico performa mentis è uno che ha un problema e lo risolve, cioè ha la forma mentis per dire questo è il mio problema, quali sono gli strumenti che metto in campo per provare a dare una risposta a questo problema, che sia di fisica, che sia di cosmologia, che sia di, faccio per dire, marketing, finanza o altre cose, cambia il significato che noi diamo alle variabili, ma diciamo l'approccio è quello lì. E quindi dal mio punto di vista fare una facoltà scientifica, che si dice, però è sicuramente, a meno che uno abbia previsto per le lettere, però è sicuramente vincente perché dà un ampio spettro di possibilità sul dopo. Se hai la fortuna, la grazia, la perseveranza di fare questo mestiere, chapeau, no? Ma se no comunque è una preparazione che è forte, insomma. Poi io vorrei fare una differenza tra scoperta e rivelazione. Le onde gravitazionali sono state una rivelazione, perché diciamo tutti se le aspettavano. Invece altri campi della fisica, dell'astrofisica, sono veramente delle scoperte. La radiazione di fondo a Verga di Kelvin, quella lì è stata una scoperta. Come è stata una scoperta la prima sorgente che metteva i raggi X, perché nessuno se l'aspettava. In quel caso lì, quindi c'è un po' di differenza tra le due cose. Ovviamente la rivelazione delle onde gravitazionali è una cosa molto molto importante, però insomma la scoperta è un'altra cosa, credo. Non so se tu sei d'accordo. Sì, d'accordo. Intanto ti chiedo io, allora, guardate che finisce poi sul sito dell'Istituto, questa cosa la mettiamo sul sito, quindi forse devo dirla all'inizio. Allora, no, volevo chiedere solo brevemente, ma questa cosa, questa missione di cui hai parlato, quindi, ha anche a che fare con l'altro aspetto oscuro dell'universo, cioè la materia oscura, puoi dire brevemente qualcosa su questo? Sì, nel senso che, diciamo, sono due componenti oscure dell'universo, dove l'oscuro ha ovviamente la connotazione di dire non ho idea di che cosa sia, ok? Prima connotazione. Seconda cosa, soprattutto, no, per entrambi in realtà, è che non le osserviamo direttamente, non abbiamo un modo di osservare direttamente la materia oscura o l'energia oscura, vediamo solo gli effetti che queste quantità provocano su oggetti invece come galassie, piuttosto che supernove, appunto tali lo vedo, no? Dalla luce che le supernove sono. Quindi le vediamo solo indirettamente. E nel caso della materia oscura sappiamo sicuramente che è fredda, quindi è della materia che ha
una velocità intrinseca molto bassa, okay? Perché sennò le strutture non avrebbero avuto tempo di formarsi. Abbiamo delle ipotesi di, e ci sono tanti esperimenti in fisica delle particelle che tentano di fare una relazione diretta della materia oscura, cioè individuare delle particelle che possono essere veramente responsabili di questo. Potrebbero essere i neutrini, però la massa è un po' pochina rispetto a quella che ci servirebbe. Quindi anche lì è un grosso punto di domanda, perché ancora non abbiamo né un modello teorico che ci dice guarda che sicuramente le cose devono essere andate così, quindi cerca qui perché è lì, no? E quindi si va un po' a tentoni. Se non ci sono altre cose possiamo concludere, e ringraziando ancora i nostri relatori, ovviamente la vostra scuola per l'ospitalità, e appunto spero di poter ricambiare, ospitando voi o almeno qualcuno di voi, all'insupra dei prossimi incontri, magari anche l'anno prossimo. Può darsi che ci si riveda anche qui l'anno prossimo. Speriamo, la cosa è un gran bene avviata, magari appunto lo faremo forse con un corpo di tipo diverso, comunque ne riparleremo. Grazie a tutti, allora arrivederci.